Ciao Rafa, buongiorno. Quanto sei soddisfatto di questo rinnovo? Buongiorno a tutti, sono molto soddisfatto, come ho detto a più riprese nelle interviste, quindi dai, era un mio obiettivo e ce l'ho fatta e sono contentissimo. Te lo sei guadagnato e meritato tutto sul campo? Sì, dai, in questi 2 anni ho lavorato sodo, dentro, fuori dal campo, sulla testa, su tutto e sono arrivato a questo che era il mio obiettivo primario. Partiamo da una mattina di una mezza estate del 2020 quando siamo venuti a prenderti a casa per accompagnarti a Bolzano con le telecamere accese. Da allora in poi cosa è successo? Ormai sono passati 2 anni e mezzo appunto. È successo che sul campo ci hanno tolti tante soddisfazioni. E io personalmente sono maturato, sono diventato uomo e i risultati si vedono. Quanto ti piace questa Serie B? Mi piace, è tosta. Io sono sempre stato un amante dei tifosi, delle curve e quindi vedere certi stadi pieni, curve piene, mi piace, mi carica. Primo gol in B per te e per il Sutiro, prima doppietta, seconda doppietta. Qual è il gol che ti è rimasto nel cuore? Sicuramente il primo gol in B mi è rimasto nel cuore. Purtroppo non ha portato i 3 punti, però non si può dimenticare. Guardiamo il presente, c'è che essere contenti anche se non bisogna mollare neanche di un centimetro, sei d'accordo? Sì, siamo contentissimi, sono contentissimo della classifica, dei miei numeri, delle mie prestazioni. Però il calcio è maledetto, quindi se appena molli di un centimetro non te ne accorgi e ti arriva la mazzata, per cui avanti. Guardiamo nella sfera di cristallo il futuro, che cosa intravedi? Non lo dico, ho visto il mio percorso, ce l'ho disegnato in testa, però me lo tengo per me e se si avvera magari lo svelo. Oltre al calcio continui a guardare sempre alla formazione e all'acquisizione di nuove competenze? Sì, adesso sto facendo un corso organizzato dall'AIC per team manager, diciamo. È più curiosità che un pensiero che ho al momento. Cioè al momento sono concentrato sul campo e nel tempo libero sviluppo competenze. Stai usando ancora le scarpe di Lukaku? Sì, le sto usando, ormai sono quasi consumate, però continuano a portarmi bene e quindi continuerò a usarle. Il sogno del cassetto? Il sogno del cassetto è arrivare dove non sono mai arrivato, quindi che orecchie per intendere, intendo. Top.